una buona giornata a tutti. Una buona giornata ovviamente dal caffè, siamo qua al caffè Dolce Vita. Continuano i nostri ospiti in questa esperienza mattutina, chiacchierate per iniziare bene la giornata. Abbiamo con noi Suor Elide, ispettrice uscente delle Figlie di Maria Ausiliatrice del Piemonte e Valle d'Aosta. Allora, innanzitutto benvenuta Suor Elide, buona giornata anche a te. Grazie, grazie a te e a tutti voi, grazie. Allora, Suor Elide, la prima domanda potrà sembrare un po' banale. 6 anni di servizio presso le Figlie di Maria Ausiliatrice, il ramo femminile della congregazione salesiana. Cos'è stato vivere così da vicino il carisma salesiano, il carisma di Madre Mazzarello, di Don Bosco, in una ispettoria che ha una fortuna particolare, quella di essere proprio nei luoghi nativi del carisma? Beh, per me è stata un'esperienza molto forte, molto bella, un'esperienza che non mi aspettavo e che 6 anni fa la madre mi ha offerto di poter vivere. E davvero essere a Torino, essere in Piemonte, per noi Figlie di Maria Ausiliatrice è un dono molto grande. Siamo sui luoghi delle origini che vogliamo e desideriamo chiamare la Terra Santa Salesiana, perché il carisma è nato qui, a Valdocco, e con Madre Mazzarello, nato Mornese, condividendo l'esperienza della cura dei giovani, dell'evangelizzazione dei giovani. Ed è evidente che poter avere il dono e la responsabilità di mantenere vivo il carisma sui luoghi della Terra Santa Salesiana è una grande opportunità, un grande dono. E dunque per me è stato anche un ridare vita, rinvigorire la mia vocazione e il mio essere figlia di Maria Ausiliatrice. Spesso quando parliamo di congregazioni religiose viene subito in mente la crisi delle vocazioni, la difficoltà di questi tempi. In realtà, proprio sotto questi 6 anni in cui tu sei stata ispettrice, invece sono nate idee, opere nuove all'interno della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Ci vuoi raccontare qualche cosa? Qual è stato il sogno un po' che vi ha ispirato e guidato? Oltre ovviamente ormai è arrivato il caffè, Grazie. Bene, sì, abbiamo avuto dei sogni, perché accompagnare i giovani, vivere con loro è per noi sempre una grande sfida. Le fatiche, le problematiche ci sono, anche così il calo delle vocazioni di cui si parla molto ci costringe anche a fare delle scelte e dei tagli. Però non ci siamo rassegnate a tagliare, a chiudere, abbiamo voluto sognare in grande e vorrei mettere l'attenzione su 2-3 nuove opportunità. Beh, la prima è la nascita della comunità proposta, che qui a Valdocco, al 27, la comunità del 27, abbiamo ricavato degli spazi, prima di tutto del cuore, aprendo le porte della comunità, per offrire alle giovani un luogo, uno spazio di condivisione, di esperienza di fede con le sorelle e anche un'opportunità per fermarsi e per mettersi in dialogo, in ascolto, in preghiera, nella quotidianità, perché le ragazze possono venire e fermarsi con noi una settimana, un mese, la quaresima, un tempo più o meno lungo, in modo da poter sperimentare che cosa vuol dire vivere la vita salesiana. Ecco, questa è una bella opportunità che abbiamo, un sogno che abbiamo realizzato. Il primo sogno. E il secondo sogno è l'apertura di una nuova comunità nella città di Saluzzo, una comunità di 3 sorelle dedite all'oratorio. In una realtà dove noi Figlie di Maria Ausiliatrice, ma anche i salesiani, erano già stati presenti negli anni passati, e c'è stato richiesto di poter tornare, e noi sfidando anche la nostra povertà di risorsa, no? di forze, però abbiamo voluto aprire questa presenza, e la comunità
vive nella diocesi, nelle parrocchie a contatto, nella realtà parrocchiale della città, e in collaborazione con i sacerdoti porta avanti un bellissimo oratorio e con opportunità di formazione e di evangelizzazione molto bello, e quindi questo è un grande dono. E poi c'è un altro sogno che è così ancora in cantiere, che è quello di prenderci cura maggiormente degli universitari, questa fascia di giovani che è una fascia che facciamo più difficoltà di incontrare, perché noi generalmente abbiamo scuole dall'infanzia fino al liceo, però questa fascia di giovani, ecco, ci sta molto a cuore, e abbiamo alcuni sogni che stanno per nascere, e adesso speriamo che anche con l'opportunità, ecco, quella di la scuola, che l'università riprenda anche in presenza, in modo da poter aprire di più le nostre case per accogliere. Dei tre sogni io provo a prendere un elemento comune, così ti do anche il tempo di prendere il caffè. L'elemento della familiarità, del clima di famiglia, che tanto contraddistingue il vostro carisma di figlie di Maria Ausiliatrice all'interno della congregazione, ma anche come stile educativo. Quindi, soprattutto in questo periodo, quanto è importante ricostruire un clima di famiglia, di familiarità? Quanto lo chiedono i giovani che voi incontrate? E mi permetto anche, se potessi, darci dei consigli. Come si costruisce in casa, genitori, magari giovani genitori, no? Quali sono le regole per un buon clima di famiglia? La famiglia credo che sia davvero il punto principale, il cuore per la crescita dei figli. Se manca questa, manca davvero una parte fondamentale. E Don Bosco, Madre Mazzarello, ci hanno lasciato questo mandato di essere per i giovani la famiglia, accanto alla famiglia, insieme, in collaborazione con la famiglia. Non possiamo educare se manca la famiglia. E in questo tempo, soprattutto in questo tempo, la famiglia che vive situazioni di fragilità, ma come anche noi, perché siamo davvero coinvolti in una fragilità che... E allora nella fragilità abbiamo bisogno di unirci e di lavorare insieme, di dialogare per aiutare i giovani a crescere. Perciò lo stare in mezzo ai ragazzi e permettere a loro di vivere con noi come in una famiglia, dove ci sono momenti di serenità, momenti di fraternità, momenti forse anche di tensione, ma proprio lì c'è la possibilità di crescere, di costruirsi uomini e donne, di dialogare, di cercare il bene insieme. E questo credo che faccia molto, molto del bene, sia a noi adulti, sia a noi figli di Maria Ausiliatrice, sia ai ragazzi. E perciò vogliamo dare degli spazi dove i ragazzi non vengano, e le giovani non vengano soltanto nelle nostre case per la scuola, per i momenti istituzionali, ma per stare insieme, per vivere delle esperienze insieme, come si sta gratuitamente in famiglia. E penso anche che il consiglio, avere del tempo, fermarsi, dialogare, non avere fretta. Abbiamo sempre tante cose da fare. Forse dimentichiamo che la cosa più importante è ascoltare quanto i giovani... Avere ragazzi. Del tempo, che credo che sia una delle cose che ci portiamo dietro, una delle poche cose positive del lockdown, perché qualcuno per la prima volta si è trovato ad avere del tempo dentro le mura di casa per stare con i propri figli, con la propria moglie o con il proprio marito. Una delle preoccupazioni oggi delle famiglie imminenti è il giorno lunedì 14, la riapertura delle scuole. E noi sappiamo che l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha diverse scuole, non solo le scuole dell'infanzia, per cui siete sicuramente conosciute e rinomate, ma scuole elementari, scuole medie, scuole superiori nella città di Torino, ma non solo. Allora, come vi siete preparate ad affrontare questo momento che non sarà facile? E come, con quale clima le famiglie, secondo te, devono accompagnare i propri figli a scuola? Bene, ci siamo preparate innanzitutto con tanto dialogo tra di noi,
cercando di creare dei gruppi di lavoro, di studio, di poter leggere insieme la normativa e non solo, anche mettere in campo il buon senso e soprattutto la voglia, la passione, il desiderio di riaprire le case per poter riaccogliere i ragazzi. Questo è quanto ci ha proprio spinto, no? E continua ancora, soprattutto in queste ultime settimane di preparazione intensa. Vogliamo riaprire le nostre realtà educative in sicurezza, ovviamente, cercando di mettere a frutto tutte le competenze, le possibilità nostre, di figlie di Maria Auxiliatrice, ma dei nostri insegnanti, i nostri collaboratori, i professionisti, in modo che si possa davvero riaprire con serenità. E ai genitori, certo, si chiede innanzitutto la fiducia e la collaborazione, perché è importante che si riprenda anche per creare quel clima relazionale che è necessario all'educazione, alla formazione. Abbiamo vissuto dei mesi faticosi con le lezioni online e che hanno sostituito in parte la formazione, l'educazione, l'istruzione, ma manca, sappiamo che manca l'aspetto relazionale, perché una buona fetta è proprio dato dal vivere insieme, dal condividere, fare esperienze insieme che purtroppo con le lezioni a distanza non si può. Siamo in conclusione, siamo vicini ai saluti, allora ti chiediamo un augurio per ciascuno di noi nello stile di Madre Mazzarella, ovviamente, delle figlie di Maria Auxiliatrice. Bene, innanzitutto voglio ringraziare per questa esperienza che ho vissuto, anche in collaborazione con i confratelli salesiani, con la famiglia salesiana. È stato un dono molto bello di poter condividere la passione educativa con tante persone che vivono e vibrano del carisma, del dono del carisma. E l'augurio è di poter continuare, nonostante le sfide, proprio attraverso le sfide di questo nostro mondo, di poter continuare a dare il meglio per la gioventù, per i giovani. I giovani sono un dono prezioso e una opportunità molto grande per questo nostro mondo, questa nostra società. E noi abbiamo il privilegio di continuare a collaborare con il Signore per offrire opportunità belle e nuove alla gioventù. Perciò con l'augurio di non scoraggiarsi, di continuare a vivere come ci hanno insegnato Don Bosco e Madre Mazzarello, in serenità attraverso le fatiche anche di questo nostro tempo. E grazie. Sorelle, noi davvero ringraziamo te, ringraziamo voi cari telespettatori, l'appuntamento ovviamente è per domani e vi lanciamo a questo punto una sfida. Questo è un programma da seguire con una tazzina di caffè davanti a voi, tra voi e il televisore. Prendetevi un caffè con noi tutti i giorni dopo la celebrazione dell'Eucaristia in diretta dalla Basilica di Maria Auxiliatrice. Un saluto ed un abbraccio a tutti.